Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Quest'oggi mi trovo a sostituire Giuseppe per il video analisi più pagelle del match di ieri sera di Coppa Italia tra Milan e Lazio. Prima di iniziare, però, come al solito vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su YouTube. Inoltre, in descrizione troverete anche i link per i nostri profili social e il nostro sito web ufficiale www.acmilaninside.com. Partiamo dall'analisi di un match che ieri sera penso nessuno si sarebbe aspettato potesse avere questo epilogo. Il Milan inizia la partita a differenza del match di sabato nel derby con molta più grinta, molta più voglia di far capire che voleva raggiungere la semifinale per rincontrare i cugini in una doppia sfida che si terrà rispettivamente il 2 marzo e il 20 di aprile. Il Milan non ha praticamente mai lasciato scampo alla Lazio. La Lazio infatti si è resa pericolosa in neanche un'occasione che la mia memoria possa ricordare, se non con una spizzata di testa di Milinkovic-Savic nel corso del secondo tempo, ma nulla di più. Non si è mai effettivamente resa pericolosa, tranne con un tiro poi con Ciro Immobile, che era anche abbastanza centrale. Il Milan invece ieri è stato cinico, è stato preciso, è stato intraprendente, con un Olivier Giroud che segna il suo quarto gol in due match a San Siro, un Leao che è sempre più meravigliato, un Milan che quindi ha mostrato di fatto quello che è il suo strapotere fisico, il suo strapotere tecnico rispetto alla Lazio di Maurizio Sarri. Quindi, come detto, incontreremo l'Inter in questa doppia sfida di Coppa Italia per la semifinale, in una competizione che il Milan non è mai riuscito effettivamente a prevalere sulle altre. Il Milan è come se l'avesse quasi sempre snobbata. Non a caso l'ultima volta che abbiamo vinto la Coppa Italia è stata nel 2003. Addirittura il Milan nella competizione è riuscito a vincere solo ed unicamente per 5 volte, numeri irrisori rispetto effettivamente alle vittorie dei rossoneri in giro per l'Italia e per il mondo. Pagelle più facili non mi poteva capitare di scrivere in una partita del Milan quest'anno. Pagelle che, come potrete immaginare, non vedrà alcun tipo di insufficienza, ma neanche comunque voti esageratamente elevati. Partiamo dal nostro portierone Mike Maignan, al cui do un 6 pieno. 6 non di più, ma per il semplice fatto che alla fine l'estremo difensore francese ieri sera non è mai stato effettivamente impensierito dall'attacco biancoceleste. Ricordo veramente poche le volte in cui si sono resi pericolosi, come ho detto a inizio video nell'analisi. L'unica volta che effettivamente mi sono preoccupato, o meglio ho temuto che potessero segnare, è stata su quella spizzata di Milinkovic-Savic nel corso del secondo tempo, alla quale comunque Maignan non è neanche intervenuto. Quindi comunque penso che il 6 sia un voto più che giusto, anche perché ricordiamolo, non è mai stato effettivamente chiamato in causa il portiere francese. Partiamo col quartetto difensivo. A Calabria invece ho dato un 6,5, un 6,5 che poteva essere un po' di più, ma comunque ricordiamolo, Davide sta tornando da un infortunio, non è ancora al meglio da un punto di vista di condizione fisica, però ci sta lavorando e ci stiamo rendendo conto effettivamente quanto in questi mesi ci sia mancato il nostro alla fine vice capitano. Calabria, nonostante i primi minuti di gioco, è stato un poco in balia di Zaccagni, è riuscito a prendere le misure all'esterno della Lazio per poi effettivamente non soffrirlo più nel corso della partita. Calabria è stato sostituito al 77esimo da Fikayo Tomori, al quale do un 6, più che altro perché vedi l'andamento della partita, vedi comunque, ripeto, la nullità dell'attacco biancoceleste nel corso della partita, figuriamoci negli ultimi 13 minuti di gioco. Fikayo Tomori, la cosa più importante della sua partita è stato proprio il rientro in campo e la possibilità di mettere minutaggio nelle gambe in ottica partita contro la Samp domenica nel lunch match delle 12:30. A fianco a Calabria rispettivamente i due centrali Romagnoli e Kalulu. A Romagnoli diamo un 7 pieno al capitano, che mi auguro possa rinnovare, perché ricordiamolo, Romagnoli è stato uno dei pochi nel corso della presidenza di Yonghyong Lee a rinnovare ad occhi chiusi senza fare alcun tipo di richiesta, e quindi mi auguro che il capitano possa rinnovare nuovamente, anche perché nel corso della scorsa stagione, anche in questa, nonostante abbia perso praticamente il posto per Tomori, non ha mai parlato, non ha mai detto nulla di fuori posto, anzi si è sempre mostrato molto pronto e molto professionale, e comunque ieri sera lo ha dimostrato contro la sua Lazio, perché ricordiamo lui essere grande tifoso laziale. Romagnoli ci delizia con un assist a Leao stratosferico che permette ovviamente ai rossoneri di aprire il conto del match. Comunque poi Romagnoli insieme a Kalulu, al quale diamo un 6,5, non hanno mai praticamente rischiato, anzi si sono organizzati molto bene e si nota che l'affinità tra i due sta crescendo partita dopo partita.
Per quanto riguarda Kalulu, come abbiamo detto, gli abbiamo assegnato un bel 6,5. Ci tengo a precisare che mi piace la mentalità con la quale il francese sta crescendo, perché addirittura, se non mi sbaglio, verso il 60-68esimo, prima che Calabria uscisse, ha sbagliato un appoggio proprio verso il terzino, praticamente mandando Raul Moro verso la porta. Ha recuperato, e una volta recuperato, nonostante il risultato netto a favore dei rossoneri, ovvero il 3-0, si è arrabbiato con se stesso, come per dire: Pier, devi migliorare, non devi fare questi errori. E questo sembra poco, ma è un qualcosa che fa ben sperare i tifosi rossoneri. Per quanto riguarda invece il terzino a sinistra, non penso ci sia più bisogno di parlare di Theo Hernandez. 7 pieno, assist geniale, lungimirante, non so che aggettivo poter dare a quell'assist a Giroud. Pala di Brahim di prima, subito secondo palo, e Giroud la tocca verso la porta di Reina e sigla il 3-0. Theo Hernandez comunque nel corso di quest'anno sta migliorando da un punto di vista soprattutto difensivo. Non parlo appunto offensivo, perché è un'ala aggiunta il terzino francese. Rischia pochissimo nel corso della partita, soffre pochissimo, escluso un paio di occasioni dove Felipe Anderson cerca incursioni centrali, ma anzi la cattiveria agonistica con la quale gioca il francese è seconda a nessuno. Addirittura il battibecco con Lazzari verso la fine della partita dimostra quanto effettivamente il francese ci tenga a questi colori e tenga al fatto che il Milan possa tornare ad essere grande. Per quanto riguarda la mediana, hanno giocato, ricordiamo, i titolari Tonali e Kessié. Tonali diamo un 6,5, ma un 6,5 sporco, mi piace definirlo, perché avrebbe meritato di più, come al solito, per la cattiveria e il milanismo che ci ha messo nella partita. Però la sua prestazione è stata macchiata dall'ammonizione su Zaccagna al 22esimo per fallo tattico. Era diffidato, salterà la semifinale d'andata contro l'Inter. Quindi questa è l'unica cosa effettivamente che posso recriminare al numero 8 rossonero, che anche questa sera, o meglio ieri sera, ha giganteggiato in mezzo al campo. Che sì, invece diamo un 7 più che altro per il gol che poi ha definitivamente chiuso la partita, ma anche per l'accortezza con la quale ha giocato la partita ieri sera, perché non so se ci avete fatto caso, ma praticamente Frank era attaccato a Milinkovic-Savic, giocava praticamente ad uomo. E il serbo, per quanto possa essere, a mio avviso, uno dei centrocampisti, se non il centrocampista più forte della Serie A, è stato praticamente nullo. Ha sbagliato appoggi per colpa di Frank, non è riuscito mai effettivamente a rendersi pericoloso sulla nostra tre quarti. Quindi il compito che Stefano Pioli gli ha assegnato all'Ivoriano è stato ampiamente compiuto. Ricordiamo la partita d'andata di campionato a San Siro, quando vincevo per 2-0, che si giocò in maniera simile, e anche in quella circostanza praticamente il serbo venne annientato. Frank, sì, ripetiamo, voto 7. Per quanto riguarda invece la tre quarti, da destra verso sinistra iniziamo a parlare di Junior Messias, che ieri sera ha riportato sprazzi di gioia, di brasilianismo, se così vorremmo definirla, se può esistere questo aggettivo, a San Siro. Praticamente Marusic non lo prende mai. Esce pazzo Marusic e riesce effettivamente a mettere in difficoltà l'esterno macello della Lazio, rendendosi anche pericoloso. Di quelli che hanno giocato dietro a Giroud è quello che a livello di taccuino non esce scritto, nel senso ha inciso di meno, però comunque sono sprazzi di Messias che a noi tifosi rossonini possono solo far piacere. Messias è stato poi rispettivamente sostituito al 61esimo da Saelemaekers, anche lui 6,5, anche lui grande partita, o meglio è entrato bene. Nelle ultime uscite il belga sembrava poter patire un poco una condizione fisica non ottimale, soprattutto per le partite che ha giocato, perché ricordiamo, Saelemaekers insieme a Tonali è l'unico che da inizio anno gioca ininterrottamente, le ha giocate praticamente tutte, senza mai saltarne una, quindi ci può stare che il ragazzo possa aver avuto un calo fisico nel corso dell'ultimo mese. Però ieri Saelemaekers, Alexis, si è mostrato essere pimpante, si è divertito, fraseggi, si è proposto, ha dribblato, quindi ha mostrato quello che siamo soliti vedere noi. Ovviamente l'unica cosa da poter recriminare al ragazzo è che deve iniziare a segnare un po' di più, però comunque ieri, per quello che ha mostrato in campo, vista anche la partita che era già praticamente chiusa, lui non si è tirato indietro, anzi ha continuato ad attaccare. Sulla tre quarti Brahim Diaz, potremmo aprire un fascicolo su Brahim, però l'unico avverbio che mi viene in mente in questo momento di poter dire è: finalmente lo spagnolo ieri finalmente è tornato a giocare da Brahim Diaz. Creatività, eleganza,
giocate sopra fine, come lo stop di tacco con tunnel al centrocampista della Lazio. Poi lasciamo che dopo si è scontrato con Saelemaekers, ma finalmente Brahim Diaz, ed è dal derby questa cosa, è tornato a giocare da Brahim Diaz. Ieri crea, inventa, è decisivo il suo passaggio per Theo prima del gol di Giroud, è decisivo il suo recupero palla per il gol del secondo, per il primo gol di Giroud, quindi per il 2-0 rossonero. Quindi ieri Brahim, partita sontuosa, e ci auguriamo noi milanisti che lui possa continuare a giocare così, perché un trequartista del genere a noi serve. Sulla sinistra invece Leao, come dice la Sud, Leao meravigliao, anche ieri è stato inarrestabile. Addirittura i difensori della Lazio, penso che a differenza, ci fosse una differenza abissale tra loro e Leao. Leao segna il gol del 1-0 su assist, ripetiamolo, formidabile del capitano Romagnoli. Sigla l'assist di Giroud per il 2-0, gol e assist, secondo gol in Coppa Italia in neanche 70 minuti giocati. Quindi Leao è un qualcosa di formidabile, e si dimostra anche una volta, anche adesso, essere il miglior giocatore del Milan da gennaio in poi. Cioè, il Milan senza Leao in questo momento sarebbe nulla, o meglio, potrebbe patire un po' di più dal punto di vista offensivo, ma i rossoneri col portoghese sono una cosa di inarrestabile. Leao, che è stato sostituito al 61esimo per Daniel Maldini, al quale diamo un 6, il quale comunque è entrato, o meglio, è stato lui il protagonista al calcio di punizione che poi ha scaturito il 4-0 rossonero. Poi infine, man of the match tra l'altro, Olivier Giroud, 7,5. Con la doppietta di ieri sera ha segnato 10 gol con la maglietta del Milan, tutti 10 da quando è partito titolare, 4 gol nelle ultime due partite, entrambi a San Siro, anche se quella di sabato potremmo definirla una sorta di trasferta. Anche per lui, terzo gol in Coppa Italia, capocannoniere insieme a Mancuso dell'Empoli, trascina il Milan verso le semifinali di Coppa Italia e continua a dar voce alla sua voglia di poter annientare ed annullare la maledizione della maglia numero 9 rossonera. Ci auguriamo che Oliviero comunque possa continuare a segnare di questa maniera, perché penso sia giusto per noi tifosi rossoneri poter tornare a gustare una prima punta come si deve dopo anni bui. Lo stesso Giroud, che è stato sostituito al 61esimo anche lui da Ante Rebic. Rebic si vede che quest'anno deve ancora trovare effettivamente quella che è la sua quadra. Anche ieri è sembrato essere un poco spaesato, sbagliato appoggi, sbagliato controlli, non riusciva mai effettivamente a capire in anticipo cosa dovesse fare. Però il 6 è doveroso, perché comunque in questa partita nessuno meritava effettivamente l'insufficienza. Però ci auguriamo tutti noi che Ante possa tornare ad essere il devastante Rebic che conosciamo, invece che il preoccupante Rebic che abbiamo visto nel corso di questi ultimi 4 mesi di campionato, perché penso che da adesso a fine stagione possa essere quell'arma in più che le altre squadre non possono permettersi di avere. Per quanto riguarda invece Stefano Pioli, è giusto assegnare al nostro mister un bel 7, che contro una sua ex squadra è riuscito a organizzare nel migliore dei modi la squadra, ottenendo il risultato migliore, la vittoria entro i 90 minuti e la semifinale, che è la seconda semifinale con l'allenatore del Milan in Coppa Italia. Ci auguriamo che questa volta, a differenza di 2 anni fa contro la Juventus, possa essere una doppia sfida contro i nostri cugini, che consegnerà, ecco, in semifinale, in finale, di Coppa Italia, una Coppa Italia che, come detto, manca da troppo tempo. Per il momento è tutto, mi auguro, o meglio, che possiate essere d'accordo con questa mia analisi della partita, con queste mie pagelle. Qualora non fosse d'accordo, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, diteci la vostra, chi può essere stato il vostro man of the match, e ci vediamo in un prossimo video, ci aggiorniamo in questi giorni. Vi ricordo il nostro sito web www.acmilaninside.com, dove ore per ore, 24 ore su 24, vi aggiorniamo sul mondo Milan. Per il resto è tutto, non ho più niente da dirvi, è sempre Forza Milan.